Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Allora, il video in questione è un video a cui io tengo veramente tantissimo e che voglio solamente cercare di spiegarmi al meglio che posso. E come avete letto dal titolo, parlerò della mia esperienza sull'intervento di simpatectomia. Allora, io questo intervento l'ho fatto principalmente per risolvere l'iperidrosi palmare. L'iperidrosi praticamente è una sudorazione iper eccessiva di varie parti del corpo, quindi appunto nel mio caso palmare, quindi alle mani, anche se in realtà beh, ne soffro anche ai piedi, però vabbè. E, allora, per risolvere l'iperidrosi, a parte appunto l'intervento che ora poi vi spiegherò, ci sono vari metodi, diciamo, per sistemarlo, per risolvere questo problema. E, quelli più usati, diciamo, quelli più conosciuti, sono appunto lo iono e il botox, soprattutto il botox. Il botox praticamente appunto è quella soluzione che usano anche le donne per rifarsi, per tirarsi un pochino le rughette. E però per il mio, a parte il fatto che ha un costo elevatissimo, perché in base a che tipo di livello di sudorazione avete dovete fare più iniezioni. Ad esempio io avevo un alto livello di sudorazione, quindi ne devo fare tipo 5 o 6. E in più, essendo che la soluzione viene assorbita dal corpo, questa cosa va ripetuta ogni 6 mesi, quindi fate conto che comunque un'iniezione almeno a me mi veniva a 250, quindi 250 euro, quindi non pensate a quanto mi veniva il prezzo. Ho provato anche varie creme, ho provato addirittura anche una pietra che doveva servire un pochino a, diciamo, seccare le mani, però nessun risultato che comunque fosse permanente, mettiamola così. Quindi cosa ho fatto? Sono andata su internet, ho cercato appunto soluzioni per l'iperidrosi palmare e ho trovato appunto questo intervento che si chiama appunto simpatectomia bilaterale. Questo intervento l'ho fatto appunto all'ospedale Cisanello a Pisa e il medico che mi ha operata si chiama dottor Federico Davini. Se trovo il link al suo numero, tutte le sue informazioni, email e tutto, ve le metto giù nell'info box, così avete tutte le informazioni su il chirurgo che mi ha operato. Ho chiamato appunto il dottore a gennaio del 2014, ho avuto il primo incontro con il medico nel febbraio del 2014. In questo incontro appunto mi ha spiegato un pochino com'era l'intervento, quali potevano essere comunque delle ripercussioni dell'intervento che ci sono, e mi ha detto il mio livello di sudorazione, che appunto ho scoperto che era alto, perché appunto io soffrivo di iperidrosi palmare da più di 10 anni, quindi con l'andare degli anni mi era peggiorato. E proprio a quell'incontro ho anche fissato subito la data del mio intervento, che è stato la data precisa mi pare è stato il 9 di aprile del 2014, quindi a distanza di 2 mesi a me mi ha operata. Ovviamente prima dell'intervento ho fatto varie analisi, tra cui appunto l'analisi del sangue, l'elettrocardiogramma, il test per vedere se ero positiva o negativa a anestesia, tutti questi tipi di analisi appunto prima dell'intervento. Dopodiché appunto mi hanno ricoverata l'8 di aprile del 2014 e il 9 mattina mi hanno operata. Ovviamente mi hanno rispiegato di nuovo tutte le procedure, perché appunto erano passati 2 mesi, però ma le sapevo, beh. Mi hanno rispiegato le procedure, mi hanno fatto firmare vari documenti, mi hanno detto quali potevano essere le conseguenze dell'operazione, che lì prima quando te lo dicono dici, oddio, aspetta, però non niente da allarmante, cioè non è tipo il 0,5% che proprio vi possa succedere una cosa del genere, però comunque ve lo devono dire perché è nel loro lavoro, ve lo devono dire comunque. Fatto sta che appunto l'intervento è un intervento mini-invasivo, quindi non vi lascerà cicatrici enormi. Io l'ho fatto subito in entrambi i lati, sono presenti 2 tagliettini, niente di chissà che cosa, quindi non vi lascio appunto queste cicatrici enormi, vi lascio proprio tagliettini microscopici sotto ascelle che non si vedono mai. L'intervento dura all'incirca 3 ore, per il semplice fatto che vi vanno a sgonfiare anche i polmoni, quindi ci stanno un pochino di più. Cosa fanno appunto? Vi fanno 2 taglietti, di cui uno vi andranno a mettere drenaggio e uno dove appunto andranno a bruciare diciamo la ghiandola sudorifera. Sono però 2 tipi di interventi. Esiste appunto l'intervento che ho fatto io, ovvero con la bruciatura della ghiandola, oppure con il bloccaggio della ghiandola tramite clip. Però
A me cosa mi ha spiegato il medico? È vero che fanno anche quel tipo di operazione, però con l'andare degli anni la clip potrebbe allentarsi, quindi piano pianino vi ritornerà un pochino di sudorazione. Quindi tanto vale che, visto che siete già sotto i ferri, fare direttamente la bruciatura e levarvi il pensiero. Io ho fatto appunto la destra e la sinistra nello stesso momento, perché so anche che lo fanno prima a destra e dopo 6 mesi a sinistra, però è una cosa che potete decidere voi in pratica. E comunque dopo l'intervento, ovviamente l'intervento viene fatto ad anestesia totale, quindi voi dormite e non sentite una cippa, e dopodiché appunto passate le 3 ore, tornate nella vostra stanza e niente, vi sentite apparentemente un po' rintontite perché comunque siete ancora con l'anestesia nel corpo. E io personalmente ho sentito anche un po' di dolori ai polmoni e facevo un po' di fatica a respirare, però niente da allarmante, cioè nel senso che non respiravo proprio, mi facevano male i polmoni quando respiravo perché me l'avevano appunto sgonfiati ed erano stati sgonfiati per un paio di orette, quindi comunque niente di che, dopo 2-3 giorni non sentite più dolori. I primi 2 giorni, appunto, allora fate conto che io in ospedale ci sono stata 5 giorni. Di questi 5 giorni, 2 giorni sono stata appunto completamente ferma sul letto perché avevo appunto i drenaggi, che per chi non sapesse, i drenaggi sono i tubicini che vi mettono per far uscire, diciamo, il sangue, mettiamola così, per farvi pulire tutto il sangue, eccetera. E ve li tengono praticamente 2 giorni, quindi per 2 giorni è difficile alzarsi, muoversi, è un po' un casino. Finiti 2 giorni vi tolgono appunto il drenaggio, ve lo tolgono che voi non sentite niente, perché detto così sembra, oddio, mi morirò quando mi leveranno il drenaggio, no. Loro ve lo levano e vi chiudono appunto il punto dove l'hanno levato, ma non sentite, giuro, niente, il nulla, veramente. E anche perché comunque avete l'antidolorifice addosso, quindi non sentite proprio niente. Levate i drenaggi, iniziate di nuovo a camminare piano pianino, ovviamente. E a 5 giorni io sono andata a casa, mi hanno rimandato a casa. E a casa ho dovuto, vabbè, ovviamente mi hanno dato gli antidolorifici, non mi ricordo se era, mi pare il Tachidol mi hanno dato come antidolorifico perché era bello forte. E poi ovviamente di pulire i punti e cambiare le bende, e le bende, i cerotti. E io li cambiavo ogni 2 giorni. A me, vabbè, io li pulivo con acqua ossigenata e con il betadine, qualcosa del genere, comunque la tinta rossa in pratica, che è quella lì che vi serve per cicatrizzare appunto i punti. E ovviamente, vabbè, cambiare i cerotti. Una cosa, i cerotti esistono anche quelli per l'acqua, però sinceramente non ve li consiglio perché fanno schifo, sinceramente, quindi il primo mese è un po' un casino pulirsi, quindi vi pulite a pezzi, ma vi pulite, non vi preoccupate. Comunque, dopo 2 settimane sono tornata all'ospedale e mi hanno levato i punti, dopodiché appunto sono più tornata all'ospedale perché ormai si erano cicatrizzati, quindi potete tornare a fare la doccia, a fare tutte le cose che facevate prima, ovviamente senza fare estremi sollevamenti perché comunque avete la crosta e non è il caso di spappolarla, non è proprio il caso. Ora parliamo della compensatoria, perché è uno dei problemi che secondo me affligge tantissime persone, perché almeno a me è quella che mi chiedono più spesso. La compensatoria in pratica è la sudorazione che avevate nelle mani e che in qualche modo deve uscire in altri punti, no? Quindi, bene o male, non è che è come se l'iperidrosi dalle mani vi passi in un altro punto, assolutamente no. Si diffonde in altri punti senza uno preciso, quindi alla fine voi non è che lo sentite più di tanto, lo sentite se siete veramente sotto tanto stress o a contatto con alte temperature di calore, quindi non è che lo sentite. Io per esempio la compensatoria ce l'ho per lo più nella schiena e in testa, un pochino qua sui baffi, sul viso, perché comunque era già un punto dove io stavo già inizialmente, però niente di allarmante, ecco. Se è quello che vi frena, non vi preoccupate, perché non è che sudate, grondate esattamente come ad esempio io nelle mani, assolutamente no. Siete un pochino umidicci, ma niente di chissà che cosa. Penso di avervi detto tutto. Ovviamente vi lascio tutte le altre informazioni sui prodotti, sul medico, sull'ospedale, tutto giù nell'info box. Io spero che il video vi sia stato veramente utile, io ci tengo tantissimo a questo argomento perché ho sofferto tantissimi anni di iperidrosi e ne soffro tuttora ai piedi. Però
se avete questo problema, fate l'operazione perché è un sollievo pazzesco. Io non ho più le mani che mi sudano, posso stringere le mani a tutti, posso fare qualunque cosa. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!